Siamo in compagnia con Damiano Partipilo, il primo acquisto del Manfredonia Calcio 1932 per la stagione calcistica 2020-2021. Damiano, tu hai una carriera brillante alle spalle, 33 anni, sei un forte centrocampista, insomma hai giocato in squadre di D, anche in Serie C, poi arriva la chiamata del Manfredonia Calcio 1932, la società blasonata, a cui è difficile dire no. Sì, diciamo, sono arrivato a 33 anni, no? 33 anni sono arrivato in Puglia perché ho sempre giocato fuori tanta Serie D e Serie C, e quando ho avuto questa chiamata del Manfredonia ho accettato subito, perché Manfredonia è una piazza molto importante e ambita da tutti i calciatori. Ecco Damiano, tu dovrai prendere in mano le redini del centrocampo. L'anno scorso c'era Mimmo Laboragine, insomma era il geometra del centrocampo del Manfredonia Calcio 1932. Quest'anno questo ruolo ti viene assegnato, ovviamente accanto hai un centrocampista con i controfiocchi, mi riferisco a Benny Cicerelli, ma ci sta anche Morra, insomma poi vedremo se ti affiancheranno un under, però comunque è un ruolo di grossa responsabilità, insomma dovrai costruire e dettare i ritmi di questo centrocampo unitamente agli altri centrocampisti. Sì, dai, diciamo che sarà un compito molto difficile, però tutti insieme cercheremo di dare il massimo e fare sempre bene la domenica. Ecco, l'anno scorso Mimmo batteva i calci d'angolo e i calci di punizione, anche tu ti prenderai questa responsabilità sui calci di punizione? Sì, sono sempre uno che non si tira mai indietro, però ci sono anche altri compagni di squadra che calciano molto bene, quindi non sarà un problema chi vuole calciare la domenica, chi se la sente calcio. Ecco Damiano, come ti trovi con i compagni di reparto, come affiatamento dopo questi 14 giorni circa di allenamenti? L'ho sempre detto dall'inizio, dal primo giorno che sono venuto, sono tutti quanti dei ragazzi speciali, sin dal primo giorno siamo quasi in sintonia, lavoriamo, ascoltiamo il mister e ci dedichiamo molto al lavoro, questa è la cosa più importante. Questo gruppo a tuo avviso può far bene, può ben figurare in questo campionato dell'eccellenza, purtroppo sdoppiato in due gironi? Sì, ho detto che è un gruppo molto propenso al lavoro e già sin dalle prime amichevoli si vede che applichiamo in campo ciò che facciamo durante la settimana con il mister, e questa è una cosa molto fondamentale. Che prego. Per quanto riguarda i due gironi, è una cosa improvvisa, no? nel calcio dilettante. Mai accaduto. Mai accaduto, e quindi sarà una novità. Damiano, hai parlato di amichevole, insomma la prima ufficiale contro una squadra importante, la Fidelis Andria. Che impressione ti ha fatto quella partita? Abbiamo disputato un buon primo tempo, 35 minuti di grande intensità, poi c'è stato un calo fisico, ma era prevedibile. Sì, abbiamo disputato l'amichevole contro una squadra di categoria superiore, però la cosa che a noi interessava è mettere in atto i concetti del mister, dove per i primi 30 minuti l'abbiamo ben fatto. Poi normale, c'è stato un calo fisico perché il divario di allenamenti era notevole, quindi è stata una cosa fisiologica. Io Damiano ti ringrazio e ti faccio un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva. Grazie, grazie a te per questa intervista e crepi il lupo.